Abbiamo visto la volta scorsa, le volte scorse, le espressioni per gli angoli associati. Un esempio di una, il seno di pi greco meno alfa, per esempio, d'accordo? Oppure il seno di pi greco più alfa, seno, coseno, tangente, cioè le funzioni goniometriche fondamentali per particolari coppie di angoli, dette angoli associati. Quello che facciamo oggi generalizza quei risultati. Perché? Questo è il nome di formula espressione per la somma e differenza di angoli. Faccio un esempio. Se ho il seno di pi greco più alfa, ho il seno di una somma di due angoli dove conosco il primo, che vale pi greco radianti. Oppure ho il coseno di pi greco metri meno alfa. Ho il seno della differenza dove però conosco il primo. Il secondo angolo può essere un angolo qualsiasi. Il primo so che vale pi greco mezzi. Allora vale una determinata relazione che lo lega a seno, coseno e tangente dell'angolo alfa. Ma se anche il primo angolo è ignoto, cioè se devo calcolare espressioni in cui ho il coseno di alfa meno beta, dove sia alfa che beta possono essere angoli a priori qualsiasi, quelle che abbiamo già visto sono relazioni che rientrano in questa casistica, ma uno dei due angoli deve essere un angolo particolare. D'accordo? Vediamo come estendere le relazioni viste al caso di angoli qualsiasi. La prima cosa che vedremo è il fatto che, ad esempio, il coseno della differenza non è la differenza dei coseni, così come il seno. Okay? Cominciamo. Vediamo lo strumento principale che è il cerchio goniometrico, inevitabilmente. Perdonate la mia circonferenza tutt'altro che giottesca. E prendiamo due punti qualsiasi. Supponiamo che alfa individui il punto P e beta il punto Q. Prendiamo due punti sulla circonferenza goniometrica individuati da due angoli, quelli che volete voi. Per esempio, ne so, questo potrebbe essere P, quindi questo è alfa, e qui diciamo che sia Q, questo è beta. Li ho fatti nel secondo quadrante solamente per comodità di figura, perché sennò si sovrappone al resto. Quindi, di conseguenza, P ha coordinate, la scissa è il coseno di alfa, l'ordinata è il seno di alfa. Ricordate che il raggio è 1. O P e OQ sono entrambi 1. Quindi il punto sulla circonferenza ha coordinate che sono il coseno dell'angolo e la scissa, il seno dell'angolo e l'ordinata, come voi già visto la definizione di seno e coseno di qualsiasi. Quindi Q ha come coordinate il coseno di beta e il seno di beta. Fin qui nessuna novità, d'accordo? Poi prendete il segmento PQ, fatemelo disegnare in modo colorato. Questo in verde è il segmento PQ, la cui lunghezza può essere calcolata utilizzando quello che abbiamo già visto a suo tempo in geometria analitica. Se ho le coordinate di due punti, la lunghezza del segmento è fatta col teorema di Pitagora, il quadrato della differenza delle ascisse più il quadrato della differenza delle ordinate, tutto sotto radice. Il punto viene adesso. Costruiamo
un segmento lungo come PQ, ma un estremo dei due del segmento coincide col punto 1, 0. Chiamiamo questo A. E l'altro B. AB lo costruiamo in modo tale che questo segmento sia lungo come PQ. AB ha la stessa lunghezza di PQ. Ok? Quindi il triangolo AOB è congruente a OPQ per costruzione, perché ha i tre lati ordinatamente congruenti. Due lati sono congruenti perché sono tutti e tre i raggi, tutti i raggi. E il terzo lato lo costruisco proprio in modo tale che sia congruente. D'accordo? Attenzione, l'angolo POQ, quest'angolo, quanto misura? 알파 meno beta. Alfa meno beta. Quest'angolo è alfa meno beta, perché è tutto alfa, tutto orgo beta. Ok? E qui sarà la stessa cosa, anche quest'angolo sarà alfa meno beta. Quindi l'angolo alfa meno beta stacca il segmento AB. Ok? Di conseguenza le coordinate di A le conosciamo, sono 1 la scissa, 0 l'ordinato, quindi A ha coordinate 1, 0. Lo prendo qui perché è più semplice. B è individuato sulla circonferenza geometrica dall'angolo alfa meno beta, quindi le sue coordinate sono: la scissa sarà il coseno dell'angolo, quindi il coseno di alfa meno beta, e l'ordinata sarà il seno di alfa meno beta. Proprio perché B è individuato dalla differenza dei due angoli. È tutto chiaro, perché l'ho costruito in modo tale che venga così, dato che ho preso il segmento AB proprio lungo come PQ, e PQ è definito, è staccato, cioè compreso dall'angolo alfa meno beta. Adesso ahimè devo girare, cambiare pagina, è tutto chiaro fin qua. Adesso il tutto si risolve semplicemente riscrivendo questa proprietà . Cioè il fatto che il segmento AB è lungo come il segmento PQ. Non faccio altro che riscrivere questa, ricordando il fatto che qualunque punto sul piano cartesiano che devo prendere la distanza tra due punti AB, questa è la radice quadrata della differenza delle x al quadrato più la differenza delle x al quadrato. Teorema di Pitagora. Questo ve lo ricordavate? Ok. Abbiamo le coordinate degli estremi. A ha coordinate 1, 0. B ha coordinate coseno alfa meno beta, sen alfa meno beta. P ha coordinate coseno alfa, sen alfa. E Q coseno beta, sen beta. Non faccio altro che riscrivere questa relazione. In realtà scrivo questa al quadrato per togliermi di torno la radice. Okay. Il quadrato di questo segmento è uguale al quadrato di questo. D'accordo? Scrivo il quadrato perché non voglio avere a che fare con la radice. Non cambia niente, ma così è più semplice. Quindi cominciamo con AB. A, ripeto, coordinate 1, 0 e B coseno alfa meno beta, sen alfa meno beta. Di conseguenza il segmento AB al quadrato misura la scissa di A, che è 1, meno la scissa di B, che è il coseno di alfa meno beta, tutto alla seconda, differenza delle x.
più differenza delle y, la y di A è 0 meno il seno di alfa meno beta, tutto alla seconda. Ok? PQ PQ al quadrato, stessa procedura, differenza delle ascisse, ma la x di P è il coseno di alfa, la x di Q è il coseno di beta, quindi coseno alfa meno il coseno di beta tutto al quadrato, differenza delle due x, più differenza delle due y, seno alfa meno il seno di beta tutto alla seconda. Ok, adesso quanto altro devo eguagliare la prima espressione alla seconda, quindi questa vale quanto questa, qualunque siano alfa e beta. Fatemi guadagnare un po' di spazio, sviluppo questo quadrato e anche questo quadrato del primo, del secondo e doppio prodotto, quindi a b alla seconda uguale a p q alla seconda comporta che 1 più il coseno al quadrato alfa meno beta meno 2 volte il coseno di alfa meno beta, questo viene dal quadrato di questa parentesi, ok, più qui ho solo se alfa meno beta perché lo 0 lo lascio stare, quindi viene il quadrato più se in quadro alfa meno beta, questo è quello che c'è a sinistra dell'uguale, questa parte, ok? Qui posso già vedere che per esempio cosa inquadra alfa meno beta più se inquadra alfa meno beta fa 1, che sommato a questo mi dà 2, quindi tutto ciò che c'è a sinistra dell'uguale risulterà essere uguale a 2 meno 2 cosa alfa meno beta. Adesso occupiamoci di quello che c'è a destra dell'uguale, che è questa parte qui. Quindi sviluppo questo quadrato e questo quadrato. Ok? Non so se farlo qua in fondo o se prendo fuori meglio un altro foglio. Quindi proseguo l'espressione di prima, quindi PQ alla seconda viene coseno quadro alfa più più cosa in quadro alfa meno 2 cosa in alfa, questo è un beta, cosa in alfa cosa in beta, ho sviluppato questa parentesi, quadrato del primo, quadrato del secondo, doppio prodotto, cosen quadro alfa più cosen quadro beta meno 2 cosen alfa cosen beta, più sviluppo il quadrato di questa parentesi, che sono le differenze di due seni, sen quadro alfa più sen quadro beta meno 2 volte sen alfa sen beta. Differenza dei quadrati, il quadrato della differenza dei coseni, il quadrato della differenza dei coseni, dei seni. D'accordo? Torniamo a dare un'occhiata a quello che c'era a sinistra dell'uguale. Abbiamo detto che cosen quadro più sen quadro dello stesso angolo fa 1, sommato all'1 mi viene 2. Quindi 2 meno 2 volte cosen alfa meno beta. Io 2 meno 2 coseno di alfa meno beta. Adesso riguardiamo quello che c'è a destra dell'uguale e abbiamo coseno quadro alfa più seno quadro alfa che fa 1, coseno quadro beta più seno quadro beta un altro 1, quindi ho 1 più 1, 2, meno
questo termine, due volte cosen alfa cosen beta, meno due volte sen alfa sen beta. Questi rimangono, li posso sommare di loro. Ok? Ma ho 2 a destra, 2 a sinistra dell'uguale, li posso semplificare. E mi rimane a sinistra meno 2 coseno di alfa meno beta uguale a meno 2 coseno di alfa coseno di beta meno 2 sen alfa sen beta. Qui l'ultimo passaggio è dividere per 2, per meno 2, pardon. Ditemi quando ci siete. Se divido per 2 a destra e a sinistra ho meno 2 qui, meno 2 qui, meno 2 in questo termine, i meno 2 vanno via tutti, tutti i termini sono multipli di meno 2, e mi rimane che il coseno della differenza di due angoli, alfa meno beta, vale il prodotto del coseno dei due angoli, coseno alfa per coseno beta, meno, anzi scusate, più il prodotto dei seni, sen alfa per sen beta. Fine della storia. Il coseno della differenza di due angoli è uguale alla somma tra il prodotto del coseno dei due più il prodotto del seno dei due angoli. Questo è coerente con quanto avevamo visto prima. Beh, supponiamo, vediamo qualche caso speciale. Che succede se alfa è uguale a beta? Se due angoli fossero uguali, cosa otterremmo? Beh, a sinistra avremo il coseno di 0. Alfa meno beta, qualunque cosa siano alfa e beta, fa coseno di 0. A destra avremo, chiamiamo tutti quanti gli angoli alfa, al posto di beta scriviamo alfa, o cosen alfa per cosen alfa che fa cosen quadro alfa. Sen alfa per sen alfa, sen quadro alfa. Quanto vale il coseno di 0? 1. E ritrovo udite udite, ritrovo la prima relazione fondamentale, effetti speciali. Ok, altro caso speciale. Supponete, tutto chiaro fin qua, se alfa fosse pi greco mezzi, casi speciali, già alla ribalta della cronaca. Secondo caso speciale, se alfa è pi greco mezzi e beta è quello che volete voi, cosa ho? Ho il coseno di pi greco meno beta è uguale al prodotto dei coseni, quindi coseno pi greco mezzi per cosen beta più sen pi greco mezzi per sen beta. Non ho fatto altro che copiare la relazione di prima. Ma cosen pi greco mezzi vale, quant'è il coseno di pi greco mezzi? 0. E il seno di pi greco mezzi? 1. Quindi ritrovo il coseno di pi greco mezzi meno un angolo. Questa parte non c'è più perché coseno beta per 0 fa 0. Qui fa 1 e ho sen beta.
angoli complementari hanno il coseno e il seno invertiti. Angoli associati. Anzi, potremmo addirittura fare così, potevamo fare prima questo e poi dedurre gli angoli associati come caso particolare di questo. Però ti darò il mio. Ok? E qui se voglio ritrovo tutti gli angoli associati. Al posto di alfa metto pi greco, al posto di alfa posso mettere 3 mezzi pi greco, 2 pi greco, quello che volete. Ok? Vediamo piuttosto che succede se anziché il coseno della differenza ho il coseno della somma di due angoli. Di alfa più beta, abbiamo visto il coseno di alfa meno beta, ok? Ma qui è facile, basta utilizzare un semplice trucco algebrico. Posso benissimo scrivere la somma come l'opposto della differenza, il coseno di alfa meno meno beta. Meno meno beta fa più beta, quindi la somma alfa più beta possiamo pensarla come la differenza tra alfa e meno beta, o no? La somma di 5 più 7 possiamo pensarla come la differenza tra 5 meno meno 7, qualunque siano alfa e beta, e qui non faccio altro che copiare quanto abbiamo appena trovato, il prodotto dei coseni di alfa e meno beta più il prodotto dei seni di alfa e meno beta. Quindi coseno alfa per coseno di meno beta più seno alfa per seno di meno beta. E qui gioco la carta degli angoli associati. Il coseno dell'opposto dell'angolo è uguale al coseno dell'angolo. Coseno meno beta è uguale a coseno beta. Mentre il seno di meno beta è uguale a meno il seno di beta. Morale della favola, ho prodotto dei coseni, coseno alfa per coseno beta meno seno alfa seno beta. Ogni tanto ne avremo qualche scherzetto. Quindi, risultato da ricordare, il coseno della somma di due angoli è il prodotto dei coseni meno il prodotto dei seni. Tutto chiaro? Beh, non sono certo che qualcuno di voi non è ancora soddisfatto. Dice, beh, ma qui va fatto solo il coseno e il seno. Peccato trascurarlo, poi si vede. Se volessi conoscere il seno della differenza di due angoli, posso girare pagina? Supponiamo di essere interessati al seno di alfa meno beta. Quindi possiamo fare il giochetto di prima, perché se dei due segmenti della stessa lunghezza, perché se lo faccio ritrovo la ma per il coseno, ok? Però cosa posso fare? Beh, anche qui abbiamo appena imparato gli angoli associati,
qualunque sia l'angolo, il seno dell'angolo è uguale al coseno del suo complementare. Posso pensarlo come uguale il coseno di pi greco mezzi meno quest'angolo. Ma a questo punto il coseno di pi greco mezzi meno l'angolo può sempre applicare la forma che abbiamo appena visto, ok, quella del togliendo la parentesi, ho il coseno di pi greco mezzi meno alfa più beta. Ho tolto la parentesi, questo meno cambia segno ad alfa e anche a meno beta. D'accordo? Ma qui ho tre angoli, come faccio? Come faccio a calcolare il coseno di pi greco mezzi meno alfa e più beta? Ne avevo due. Beh, raggruppo questi due, li penso come un unico angolo, nulla vieta di farlo. Penso a pi greco meno alfa come un angolo e poi beta l'altro e applico il coseno della somma di questi due. Abbiamo appena visto che è prodotto dei coseni meno prodotto dei seni, il coseno della somma. Quindi ho coseno di pi greco mezzi meno alfa per coseno beta, il coseno della somma è la differenza, quindi prodotto dei coseni meno prodotto dei seni, sen pi greco mezzi meno alfa per sen beta. Tutto chiaro? Dei tre angoli, ripeto, il seno della differenza posso pensarlo come il coseno del complementare della differenza. Poi tolgo la parentesi e considero i primi due angoli come un tutt'uno. Chiamatelo gamma se preferite. Coseno di gamma più beta. Coseno gamma, coseno beta, meno sen gamma, sen beta. Ma gamma è complementare di alfa. Il suo coseno vale sen alfa. Il suo seno vale coseno alfa. Morale della favola, il seno della differenza è il prodotto seno del primo per coseno del secondo meno coseno del primo seno del secondo. La riscrivo adesso tra un attimo. Posso girare pagina? Il seno di alfa meno beta è sen alfa coseno beta meno coseno alfa sen beta. Seno del primo coseno del secondo meno coseno del primo seno del secondo. Caso particolare ritroviamo il seno di 0. Se alfa e beta sono identici, viene seno di 0 uguale sen alfa sen beta meno sen alfa meno sen alfa fa 0. Seno di 0 fa 0. I due termini sono dello stesso valore. Ok? La tangente. Rimane la tangente per esaurire i casi della differenza, la tangente di alfa meno beta. Andiamo a inquadrare questo.
Come calcolo la tangente della differenza? Beh, seno diviso coseno della differenza. Quindi il seno di alfa meno beta fratto il coseno di alfa meno beta. Ok? Quindi non faccio altro che sostituire il numeratore e il denominatore con quello che abbiamo appena trovato. Seno del primo, coseno del secondo, meno coseno del primo, seno del secondo. Quindi seno alfa, coseno beta, meno coseno alfa, seno beta, fratto prodotto dei coseni più prodotto dei seni. Coseno alfa, coseno beta, più seno alfa, seno beta. Ma se ho la tangente e la differenza, è opportuno esprimerla in funzione della tangente dei due angoli. Qualche volta serve quello. Tutto chiaro fin qua? Per avere la tangente, per esempio il denominatore potrei dividere per coseno alfa e coseno beta. Divido tutto, numeratore e denominatore, per il prodotto coseno alfa e coseno beta. Se lo faccio, ottengo sen alfa sen beta, sen alfa cosen beta, diviso cosen alfa cosen beta, i due coseni vanno via, rimane sen alfa su cosen alfa, che fa la tangente di alfa. Però è meglio che lo facciamo un po' quella volta, perché vi vedo già perplesso. Usiamo un'altra lavagna, tanto non costa niente, meno male. Ok, giro pagina. Oh, sen alfa cosen beta meno cosen alfa sen beta, e sotto ho cosen alfa cosen beta più sen alfa. Ora divido tutto sopra e sotto per coseno alfa coseno beta. Posso fare una proprietà invariantiva delle frazioni, posso dividere il numeratore e il denominatore per la stessa grandezza. Quindi divido per coseno alfa coseno beta ho diviso tutto numeratore e denominatore per la stessa quantità. Ora, ripeto, qui i due coseni si semplificano. Qui si semplificano i due coseni, ma di alfa. Qui si semplifica tutto. Qui non si semplifica niente. Morale della favola, rimane sen alfa su coseno beta. Alfa che fa? Tangente di alfa meno sen beta su cosen beta che fa tangente di beta. Cosen alfa su sen alfa diviso cosen alfa fa 1 perché sono uguali, più sen alfa su cosen alfa fa tangente di alfa, sen beta su cosen beta fa tangente di beta, ergo il prodotto della tangente. Quindi la tangente della differenza tra due angoli è uguale alla differenza delle tangenti divisa per 1 più il prodotto delle tangenti. Questa era tangente di alfa meno questa. Okay.
anche qui, se voglio il seno della somma o la tangente della somma, prima ho visto il seno della differenza, se voglio il seno della somma è sufficiente cambiare segno all'angolo beta. Il coseno rimane identico, il seno cambia, quindi questo segno diventa più. Quindi il seno della somma di due angoli è la somma tra prodotto di seno e coseno dei due, prima l'uno poi l'altro. Se in primo per il coseno del secondo, più se in secondo per il coseno del secondo, noi via dicendo. Ripeto. Il seno di alfa più beta è uguale al seno della differenza, basta cambiare il segno al secondo angolo. Quindi viene seno alfa coseno beta più coseno alfa seno beta. O seno beta coseno alfa, come preferite. Prodotto è per nostra fortuna commutativo. La tangente della somma, stesso discorso, la tangente di alfa più beta la riscrivo uguale, solo cambio il segno del secondo angolo. Quindi non è più la differenza delle tangenti, ma è la somma delle tangenti. Tangente di alfa più tangente di beta, e sotto cambio il segno della tangente di beta, quindi viene 1 meno tangente alfa per tangente di beta. Tutto chiaro? Applicazione. Calcoliamo le funzioni goniometriche di quindici gradi. Pensarlo come il coseno di 45 meno 30 pi greco quarti meno pi greco sesti. Il coseno di pi greco quarti meno pi greco sesti è prodotto dei coseni più prodotto dei segni. Quindi coseno di greco quarti per coseno di greco sesti più sen pi greco quarti per sen pi greco sesti. Radice di 2 mezzi per radice di 3 mezzi più radice di 2 mezzi per 1 mezzo. Radice di 6 più radice di 2 quarti. In questo modo riusciamo a calcolare
oltre di un angolo che non era nella tabella di Mosè. Calcolate anche, oltre il coseno, il seno e la tangente per esercizio. Ci fermiamo qua. Tutto chiaro?